stiamo facendo il massimo, l'assessore Sant'Agata sta seguendo personalmente con i parenti che sono stati coinvolti in questa grande tragedia, sta seguendo personalmente la questione. Oggi questa cosa è fuori dal nostro perimetro di intervento perché tutta l'area cimiteriale è stata sequestrata. Io devo dire che c'è anche un impegno della magistratura di poter operare in tempi molto rapidi e questo perché credo che sia molto importante mettere subito in sicurezza il sito, ma soprattutto recuperare le salme e dargli una degna sepoltura. Su questo c'è sicuramente una grande attenzione da parte dell'amministrazione, ma non siamo gli unici attori in campo, quindi chiaramente questo è un tema che noi abbiamo seguito ora per ora, prima l'assessore Cosenza, poi l'assessore Sant'Agata. Adesso è nelle mani della magistratura, speriamo che la questione si risolva in tempi rapidi.